Pietro Di Meglio, direttore artistico della Festa Mare degli Scogli di Sant'Anna, le prime gustose anticipazioni sulla festa, a cominciare naturalmente dalla voce narrante che sarà quella di Giancarlo Giannini e poi questo logo bellissimo. Sì, Giannini racconterà la festa, narrerà la festa attraverso alcuni brani di autori ischitani e anche di alcuni dei massimi esponenti della letteratura mondiale. E mentre il logo è un logo dinamico, un logo che racconta diciamo tutta la giornata della festa, perché sappiamo che insomma, gli ischitani vanno in baia già addirittura dal 25, c'è chi dorme in baia, quindi insomma, si vive la mattina, il pomeriggio e la sera se la si vive in barca o sugli scogli, quindi insomma un logo dinamico che racconta bene l'identità della festa. L'Accademia di Belle Arti di Napoli protagonista nella realizzazione del logo ma anche nell'affiancamento, nel tutoraggio dei costruttori. L'anno scorso l'esperimento è andato benissimo, immagino riproposto anche quest'anno. Sì, quest'anno verrà ovviamente riproposto e sarà ampliato già nelle prime fasi di progettazione. Appena si chiuderà il bando per i bozzetti, che si chiuderà tra una decina di giorni, toccheremo con mano già le prime idee che ci sono pervenute. Ovviamente poi ci sarà un secondo bando che insomma, assegnerà poi la costruzione vera e propria delle barche, e lì i ragazzi dell'Accademia collaboreranno come l'anno scorso con i costruttori, condividendo idee e nuovi strumenti nuovi strumenti per raccontare la barca e la festa, sì.